essere attenzionato ai massimi livelli già, anzi da pomeriggio, noi cercheremo di capire da pomeriggio su alcune cose e da lunedì cercheremo di tutte le problematiche messe sul tappeto, cercheremo di dare risposte concrete per capire tempi e costi, dopodiché ci rivedremo perché farò il sopralluogo a San Filippo insieme. C'è il discorso del collaudo decennale. C'è il discorso del collaudo decennale. C'è il collaudo decennale, già ce l'ha pure detto. E ti avrà pure detto che loro hanno sostenuto già notevoli spese per lo Stato. Assolutamente. Ma su questa cosa il comune cosa può fare ora, visto che è un po' alle tasche bucate? Materialmente cosa può fare? Possiamo fare sostanzialmente c'è poco da. Lo so, ci rendiamo conto. Poi c'è ma loro lo sanno prima di venire qua, lo sapevano, però dico la sostanza. Quello che c'è. Tu come sindaco, come nostro sindaco, dico, ci vuoi dire che comunque c'è un discorso a lunga città, no? Ma noi vogliamo fare questa convenzione che sia proficua sotto ogni punto di vista, perché abbiamo la volta che qua parti bene. Qual è la tua idea di annualità di convenzione? No, parliamo, perché per fare tutti questi lavori, no, qua, la società per rientrarci poi dovrà avere una convenzione abbastanza lunga. Qua non abbiamo parlato ancora del taglio della convenzione, però prima stiamo vedendo tutte queste problematiche, come riusciremo ad arrivare a poterle fare. Io devo avere contezza di tutto con tutti gli assessorati, cercheranno di capire le problematiche meno gravi e gravi che abbiamo. Quando andiamo in quadro della situazione e come non c'è un'idea, signori, non c'è conto che cosa abbiamo detto, stiamo cercando di... Hai visto in altre città si va verso convenzione di 100 anni anche? 99, come lo scopo, 99,99. Volevo dire questo, questi primi interventi.